Reigns riesca a mantenersi sul decorso dello sport. Partiamo dal match contro il Cardiff, una bella partita, una bella prestazione, serviva a vincere per non disperdere l'entusiasmo, forse giusto un attimino qualcosa dietro quel 10 minuti di blackout. Sì, ciao, è stata una buona partita, abbiamo analizzato con Mista le cose positive e quelle un po' meno, e abbiamo analizzato i primi 70-75 minuti che sono stati veramente tanta roba, poi vuoi un po' il risultato, vuoi un po' la stanchezza sulle gambe perché abbiamo corso tanto, abbiamo calato indubbiamente un po' di concentrazione e abbiamo subito due gol ed è una cosa che non deve succedere perché è in quel momento lì che devi ucciderli, sportivamente parlando. Quindi dovremmo migliorare appunto riguardando gli episodi che abbiamo studiato col mister gli ultimi 15-20 minuti, diciamo. Senti, hai già segnato Zaccheria un bellissimo gol contro lo Spezia, ne hai fatto un altro, forse leggermente meno bello, però comunque molto importante. Che sensazioni hai provato e se vuoi raccontarci questo gol, credo un po' sporco forse. L'hai presa di sì, sì, diciamo che per quello che avevamo provato in settimana tendenzialmente dovevo andare sempre sul primo palo, però un pochino l'avevano capito e quindi ci siamo cambiati io e Camporese, ho attaccato partendo da un po' più indietro e invece di attaccare il primo palo ho attaccato la zona centrale, mi sono buttato dritto con un treno, poi la palla è arrivata lì e col culo l'ho buttato. Però alla fine quello che conta è la palla che va in rete. L'emozione è sempre unica, quando segni è sempre una cosa speciale, poi quando segni qua in casa davanti alla tua gente con una curva così è indescrivibile, quindi tutto bellissimo. Il reparto offensivo era privo di molte pedine. Ci avete pensato voi difensori, tre gol, tu Camporese e Loiaco, segno di grande maturità? Ma diciamo che è stata una casualità, anche se prima della partita ci siamo parlati tutti insieme, compresi i ragazzi che per cause maggiori non erano disponibili e abbiamo detto che ad ogni modo tutti sono importanti, a prescindere da chi gioca oggi o chi gioca domani, e che tutti dobbiamo lottare per un obiettivo comune e tutti dobbiamo lottare incazzati perché ci portiamo dietro una penalizzazione che a parere nostro e di tutti è ingiusta e quindi quando scendiamo in campo abbiamo quel mordente in più che potrebbe fare la differenza. Un'ultima domanda, proprio questo volevo chiedere, dal punto di vista delle motivazioni, che gruppo stai trovando e come sta crescendo la squadra, anche se fosse un po' presto da quel punto di vista? Ma abbiamo fatto tanti allenamenti insieme dal 10 di luglio, che nel periodo del ritiro abbiamo fatto tutti i giorni dopo, quindi ormai abbiamo fatto, non dico 100 allenamenti, ma quasi, abbiamo un bel raschio. Il gruppo sta nascendo, è un gruppo forte, fatto di giocatori importanti, la società ha fatto un lavoro straordinario, il direttore è stato un grande, ha completato una rosa che con quelli che erano rimasti l'anno scorso era già forte, ma con i ragazzi che sono arrivati adesso è ancora più forte, quindi la bravura sta a noi ascoltare quello che il mister ci sta insegnando, quello che il mister ci chiede di mettere in campo e l'unica parola è lavoro, testa bassa e pedalare forte. Tonio Seppa, Teletana. Ciao. Ciao. Allora, hai parlato di casualità poco fa, no? A proposito dei difensori che vanno in gol, però non può essere causa casuale il fatto che nell'arco di tutta la partita abbiamo visto spesso scalare i due centrocampisti, arretrare quando voi vi siete portati in avanti, sia per i calci d'angolo sia per le punizioni laterali. Non credo che sia proprio tutto casualità. No, sicuramente sulle palle native sono disposizioni tattiche che il mister richiede, visto che a livello di caratteristiche magari i difensori sono sempre un pochino più propensi, un pochino forse più predisposti ad andare a
contatto fisico, al saltare, al tempo della palla, ed è una cosa richiesta all'allenatore, ci porta sulle palle inattive a saltare e appunto richiede una maggiore copertura da parte dei centrocampisti. Sono cose studiate durante la settimana, però dico casuale perché non capita quasi mai che quasi tutta la difesa segni, però è un segnale che quando il mister chiede qualcosa noi lo facciamo come lo chiede lui, quindi è stato positivo. Questa domanda ci proiettiamo al prossimo ostacolo, il Crotone, dove ritroverete quello che è stato il vostro allenatore fino a qualche mese fa. Tu sei uno di quelli arrivati in pratica più tardi, ma c'è gente nel Croce Calcio che ha vissuto quasi 3 anni con il tecnico. Ecco, ci sono delle motivazioni particolari che vi spingono a fare ulteriormente meglio, anche per dare un certo per un po' lo sgambetto al vecchio mister? Ma guarda, io penso che il calcio è fatto di scelte, è fatto di situazioni che magari neanche noi sappiamo, quindi io personalmente non porto rancore per la scelta che ha fatto l'allenatore, saranno fatti di loro. La cosa che mi preme dire è che comunque andiamo là e andiamo a giocare contro una squadra che è appena scesa dalla Serie A, hanno cambiato pochi giocatori e quindi è una squadra forte. E battere le squadre forti dà ancora più gusto. E quindi cominceremo da oggi, già da ieri abbiamo visto qualcosa col mister su come giocano, su anche se qualcosina lo sappiamo, però logicamente li stiamo studiando e prenderemo le nostre precauzioni per evitare determinate situazioni e studieremo qualcosa per poterli fare male. Grazie. Buonasera, Umberto Della Marfa, Radio Master e Capitano del Forno.it. Torucci, anzitutto complimenti per la partita che avete fatto domenica scorsa, non solo a lei ma anche a tutti i ragazzi del gruppo, Calchina compresa, perché ci avete messo davvero il cuore, ci avete messo l'anima, pur essendo in formazione, tra virgolette, rimaneggiata quantomeno rispetto alle scelte che il mister avrebbe potuto fare, perché eravate proprio ridotti numericamente. Quindi questo era doveroso. Grazie. Domenica prossima incontrerete una squadra guidata da un allenatore che conosce bene molti di voi, però molti di voi conoscono bene il modo di giocare di questo allenatore. Cosa pensi al riguardo? Chi può trarre più vantaggio da questa conoscenza reciproca? Una bella domanda. Sicuramente noi, conoscendo l'allenatore e sapendo il tipo di calcio che fa, potremmo trarre più vantaggio nel poter sviluppare qualche manovra oppure bloccare appunto qualche manovra del Crotone, mentre invece lui, anche conoscendo noi, però conosce meno la modalità di gioco, le tattiche di gioco che il mister Grassadonna ci sta insegnando, quindi potrebbe essere una cosa più positiva per noi che per loro. Però non lo so, cioè è una partita che non sarà facile per nessuno delle due squadre, sia per noi che per loro. Grazie. Grazie. Iniziamo a richiederlo, Mitico Channel del Foggia.com. Ciao. Ciao. Allora, domenica scorsa avete vinto in formazione rimaneggiata, come diceva il collega, avete dimostrato soprattutto compattezza, perché domenica si è vista soprattutto quella in campo. Adesso con il Crotone il tecnico recupera già 4 pedine importanti, più in là entreranno in gioco altri calciatori che stiamo attendendo un po' tutti. Starà a voi mettere in difficoltà il tecnico e soprattutto, secondo te, con l'ingresso di questi calciatori, questa squadra che cosa può fare nel futuro di questo campionato? Guarda, sicuramente quando c'è, come dicevo prima, una rosa competitiva, quindi giocatori di qualità con caratteristiche importanti, la concorrenza è sempre ben accetta, perché tiene l'intensità degli allenamenti sempre a 2000, tiene tutti concentrati e sul pezzo per cercare appunto di conquistarsi il posto. E io credo che
gli allenamenti siano figli delle partite. Se tu durante la settimana riesci a, come dicevo prima, a tenere l'intensità alta e ad essere concentrato come se fosse una partita, quando poi arrivi alla partita ti fai trovare pronto. E nell'andare avanti io penso che si potrà appunto andare solo a migliorare. La cosa più importante è mantenere e continuare ad avere l'atteggiamento che abbiamo avuto domenica, quello di compattezza, quello di fare una corsa in più per il compagno, di tirare una stecca per il tuo vicino lì che vedi un attimo in difficoltà. Quindi quelle cose lì potranno fare la differenza, sommate alle qualità importanti che questa rosa ha.